carnevalesca, uffici tecnici del comune, assessori, sindaco, in queste ore sono tutti col naso all'insù per vedere cosa fa il tempo. Piove, non piove, forse rinevica, un occhio al tempo ed un altro al cantiere dei lavori del Pincio, visibilmente e irrimediabilmente indietro con il tabellino di marcia. Maltempo, scoperte archeologiche e lavori della sovrintendenza hanno dilatato a dismisura i lavori di ripavimentazione del luogo dove storicamente sfilavano i carri. L'anello del Pincio è sempre stato l'anello di congiunzione tra la storia e la tradizione, dove i carri, dal bastione del Nuti, erano a portata di mano, dove si fermavano per le coreografie dei gruppi, dove le foto, con la Porta Augustea alle spalle, erano le foto più gettonate. Ora con il cantiere, ancora con le quattro frecce accese, tutto rischia di essere solo un retaggio del passato. A giorni, pochi a dire il vero, verrà presa una decisione sul quale percorso far fare ai carri nel caso che il tratto di Via delle Rimembranze non dovesse essere ultimato. Una suggestione che, se negata, ha subito acceso le polemiche. Lucia Tarsi, candidata a sindaco alle prossime elezioni, ha tuonato: un carnevale che non sfila di fronte all'Arco d'Augusto, simbolo della città, perde irrimediabilmente il suo valore. Esiste un piano B? Il piano B c'è in realtà. Il nuovo percorso dei carri dunque sarà come normalmente avveniva: una volta superato il bastione del Nuti, i carri e compagnia cantante gireranno a destra, ma alla fine dei Giardini Roma, anziché ritornare verso l'Arco d'Augusto, gireranno a sinistra, sempre in Via delle Rimembranze, in direzione Viale Buozzi però. Giunti all'incrocio poi gireranno a sinistra, in direzione stazione, per ritornare verso Viale Gramsci. Insomma, faranno un bel anello per presentarsi ben allineati, in un colpo d'occhio sicuramente spettacolare da immaginare, in tutta l'ampiezza di Viale Buozzi. Un tragitto che in molti, in questi giorni, proprio all'interno della carnevalesca, vorrebbero diventasse il percorso definitivo. Certo, alcuni alberi in Viale delle Rimembranze saranno, diciamo così, sfoltiti nella loro chioma, forse qualcuno anche sacrificato, ma sulla carta il piano B sembra essere meglio di quello A, che resta comunque al momento quello valido, sempre che il cantiere vada avanti, non con i carri, ma con i lavori.